cosa importante, questo qui è una, nasce da una... Aspetta, posso dire una cosa su Multiculti? Per dirti l'assurdità dell'hip hop. Nei artisti ospiti c'è Kadim, che è un ragazzo senegalese, Di Bass, che rappa in tedesco, è tedesco ma del Congo originario, e c'è Deca, che è un ragazzo americano ma di origine italiana, è il pronipote di Elio Vittorini. Questo per farti capire, chi penserebbe mai a scuola, studiando e leggendo Vittorini, che il pronipote sarebbe stato uno dei rappresentanti in America dell'hip hop. Ha aperto anche concerti a Jarul, quindi artisti importanti, eppure in questo fare hip hop usa sempre poi a volte delle parole in romano, perché è legato molto a Roma, che è la città comunque da cui origine poi il resto della famiglia. Per cui, per dire che l'hip hop veramente è talmente devastante che riesce a colpire nei posti e le persone più impensabili. Guarda, in questo album, in questa canzone, ti sei avvalso della collaborazione di un artista senegalese, un altro tedesco, un altro americano. Sì. Stiamo parlando di Kadim, di Bass e Deca. E praticamente, perciò, io penso che questa canzone possa in qualche modo racchiudere tutto quello che abbiamo detto fino adesso e possa rappresentare degnamente appunto la canzone finale per il nostro collegamento e per la promozione appunto di questo album, che ricordiamo scaricate anche dai Mule, però se vi piace andate nei negozi di dischi, nei migliori negozi, per acquistarlo. Penso che sia un giusto compromesso, sono contento che stia facendo tanto la critica e man mano che lo ascoltano anche le persone, quindi buon ascolto a tutti, buona giornata e un abbraccio. E noi ci associamo a questo patto, appunto, noi ci ascoltiamo, la linea passa alla regia per ascoltarci appunto dall'album appunto di Piotta, Multiculti, l'omonimo brano. Ciao Tommaso e ciao, ascoltiamo insieme questo brano. Ciao. Radio Roma, al centro delle tue emozioni. Siete su Radio Roma. Radio Roma. Radio Roma.